Ciao ragazzi, benvenuti in questo video acquisti manga e figures del mese di gennaio 2023. Prima di iniziare vi ricordo come sempre di Mangayou, nel quale troverete di tutto e di più. I pacchi saranno imballati perfettamente, riceverete delle bustine protettive per ogni volume acquistato e sopra i 39 euro la spedizione è gratuita. In fase d'acquisto potrete usare il codice Arcantos per avere il 5% di sconto su qualsiasi prodotto del catalogo. Partiamo dal penultimo box di Attack on Titan, con i volumi che vanno dal 26 al 30. Rispetto al precedente ci hanno messo un sacco a farlo uscire. Speriamo che l'ultimo arrivi il prima possibile, così almeno completiamo l'angolino Attack on Titan. Vediamo invece adesso le due figures che ho preso questo mese. Finalmente ho preso delle figures di Kaguya-sama Love is War, entrambe fra l'altro in versione beach, quindi appunto delle figures dedicate alla spiaggia, e direi entrambe molto molto carine. Io come sempre amo Chika, ammiratele. Se non erro entrambe le trovate su Mangayou. Volume 11 di Made in Abyss. Mamma mia quanto ci mette ad uscire ogni volta un nuovo volume di Made in Abyss, ma il problema è che, se ricordate, qualche settimana fa hanno annunciato la terza stagione dell'anime, comunque un sequel dell'anime, quando però non c'è materiale da adattare, nel senso che qui siamo praticamente poco dopo la seconda stagione, quindi non hanno materiale per farne una terza e ho un po' paura al riguardo, anche se da quanto ho capito l'autore sta facendo di tutto per portare avanti la serie il più velocemente possibile, così da arrivare alla conclusione presto, visto che di per sé non manca poi così tanto. Voglio vedere la prima pagina perché di solito è sempre in Thai. Sì, lo è come, ma io preferisco Nanachi. Drifting Net Café, volume 5 e volume 6, sempre di Shuzushimi. Sto proseguendo con questa serie, una delle prime di Shuzushimi, un po' diversa dalle altre. E tra l'altro, sempre di Yoshimi, abbiamo anche la famosissima variant dei fiori del male, che esce in bundle insieme a Bentornato Alice. Bentornato Alice non l'ho ancora letto, però Fiori del male, come sapete, è il mio manga preferito in assoluto, quindi sono felicissimo che abbiano fatto questa cosa. Anche se devo dire che il volume normale lo preferisco ed è ancora introvabile. E poi mi è arrivato anche questo bellissimo Shikishi proprio dell'autore, My Dress Up Darling volume 7. Si va avanti perché c'è Marin. Kaguya-sama Love is War volume 17. È Kaguya-sama. E qui abbiamo un nuovo volume di Junji Ito, quello di Tomi. Sinceramente con Tomi mi fermo per adesso, Junji Ito, perché ho letto per adesso Lovesick e le altre storie, giusto qualcos'altro. Non è che mi facciano impazzire così tanto le storie brevi di Junji Ito, ve ne ho parlato anche nel video dedicato a Junji Ito Maniac, anche se dipende un po' dalla storia in particolare, quindi preferirei leggermi Uzumaki o comunque le sue storie un pochettino più importanti. Tomi l'ho preso perché appunto è Tomi, insomma, bella. Ma l'ho preso anche perché in occasione dell'uscita di Junji Ito Maniac, Mangayou ha fatto uscire insieme ai volumi di Junji Ito anche questi bellissimi posterini, tutti diversi e tutti molto bellini. Da quanto ho capito nel manga di Tomi ci sono tante storie brevi, tutte dedicate a questo personaggio. Personaggio che nell'anime è apparso solo in una puntata e praticamente ci hanno fatto un opening dedicata nonostante ci sia solo una volta. Il senso non c'è. E per chiudere ho preso il cofanetto di Look Back, o meglio delle short stories di Fujimoto, di cui ho già la 22-26 e adesso anche Lookback. Mi manca soltanto l'edizione deluxe della prima parte delle sue storie brevi. Le sto prendendo tutte in versione deluxe perché mi piace tantissimo questo formato incartonato e quindi voglio leggere anche questo Lookback, che tra l'altro sembra anche essere un po' meno folle e assurdo rispetto a ciò che ci ha abituato, ad esempio in Fire Punch e in Chainsaw Man. Poi magari mi sbaglio, però sembra tipo psicologico, filosofico, ma niente di così stravolgente come gli altri. Forse più uno slice of life drammatico. Quindi ragazzi, questo è quello che ho preso questo mese. Fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate, qual è l'acquisto che vi piace di più. Il mio è sicuramente Chika, perché io amo Chika, però comunque anche di manga abbiamo finalmente una variant dei Fiori del Male, tanta roba molto interessante. E quindi niente, mi raccomando, lasciate un mi piace piaciuto, se non lo so, non so.